cerca spazio, prova la giocata nello spazio, buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve, può calciare rete, respinta della difesa. Bale cerca la profondità, sembra che l'allenatore abbia scelto la marcatura nuova, il difensore non molla mai, non gli concede respiro. Non è una sorpresa, Fabio, è l'uomo che sa mettere i compagni davanti al portiere con i suoi passaggi. Non puoi permettergli di giocare troppi palloni. Prova un traversone dalla tre quarti. Intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Sulla destra. C'è un'opportunità. Colpisce verso la porta. E c'è il gol. Questo è un errore quasi incomprensibile per giocatori di questo livello. Evidentemente manca loro la tranquillità. Sembra esserci un cambio, vedo già un giocatore pronto a entrare lì a bordo campo. Si riparte, di nuovo in parità. Bel botta e risposta. Ora vediamo se si gettano all'inseguimento della vittoria. Avanza verso l'aria, può provare. Pallone morbido verso la fascia. Appoggia il pallone largo con eleganza. Se non riesce a servire il compagno. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Ecco che parte il cross. Bogdan Stanku, questa palla è per lui. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari. Ma forse è per questo che hanno diminuito l'intensità del pressing. Esattamente, si attaccano troppo la palla e si fanno superare. Gli avversari sono abilissimi a verticalizzare e arrivare subito davanti al portiere. Hanno ragione a essere cauti. Bell'intervento, l'arbitro dice che non è fallo. Vuole la profondità. Bellissimo, mette la palla dentro. Prova a verticalizzare. C'è la casetta. Occhio al traversone. Buon intervento difensivo. La mette sulla fascia. E arriva anche l'ultimo cambio a loro disposizione. Scavalcare il centrocampo con il passaggio. Bellissier allarga sulla fascia, può cercare il taglio in mezzo, se ne va, c'è il cross, prova a tirare. Ogni volta che tocca il pallone. La mette in avanti. La cassetta ha visto partire il pallone, subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino, giallo, è giallo. Cerca spazio e trova il compagno e passa. Peccato perché si era venuto a creare
possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza. Anche a tutte e due. Io credo che oggi i giocatori in campo non si possano rimproverare più di tanto, però. Siamo giunti al termine di questa bella serata di calcio. Un saluto da Fabio Caressa e Luca Marchegiani.